Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing a tema nerd con tantissime novità, anche due nuovi Funko Pop, uno dei quali è davvero molto molto bello, aspetto di riceverlo da tanto tempo, sin da quando lo hanno annunciato, non vedevo l'ora di comprarlo, e anche tantissime altre cose interessanti e inaspettate. Ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice 7POTTER potrete avere il 15% di sconto su tutto il sito Pumpling. E ragazzi, il codice è riutilizzabile e senza limite di spesa. Bene, detto questo, direi subito di cominciare col primo pacco. Abbiamo qui una bella pila di roba. E il primo pacco arriva dall'ufficio stampa di Universal. Quindi vediamo subito cosa contiene al suo interno. Un Blu-ray, un nuovo Blu-ray, questa volta si tratta del Blu-ray del 25esimo anniversario di Forrest Gump. Forrest Gump, ragazzi, credo che lo abbiate visto praticamente tutti, un film appunto storico che ha fatto la storia del cinema, 25 anni l'anniversario, e sono uscite diverse edizioni. In questa qui con Blu-ray e disco bonus è contenuto anche un esclusivo booklet fotografico, quindi direi di aprirlo immediatamente. Ed eccolo qui, il nostro bel Blu-ray con slipcase in cartoncino, e all'interno ecco che troviamo il nostro film, e qui, ecco, qui abbiamo il film e qui abbiamo il disco con i contenuti speciali e poi il libretto fotografico. Davvero molto molto interessante. Eccolo qui con delle immagini tratte dal film con dei commenti sotto. Davvero molto molto carino. Qui immagini tratte da set. Davvero un contenutino molto interessante che va ad arricchire questa edizione Blu-ray del 25esimo anniversario. Ovviamente, ragazzi, trovate il link sotto in info box, perché direi che è un evento da non perdere. 25 anni di Forrest Gump vanno assolutamente festeggiati. Quando andai a New York c'era anche a Times Square, se non ricordo male, il locale, il Bubba Gump, che è un locale a tema gamberetti che appunto è tratto da Forrest Gump. All'epoca non trovai il tempo di andarci, ma spero di poterci tornare presto, perché se non sbaglio a Londra dovrebbe esserci anche lì, e voglio assolutamente andare a Londra anche per visitare gli studi di Harry Potter, quindi bisogna tornare a Londra. Bando alle ciance, continuiamo il nostro unboxing. Il secondo pacchetto arriva da Salani, Salani che mi ha inviato un graphic novel. Solitamente da Salani ricevo sempre dei romanzi, ma in questo caso invece sono stato io a richiederlo perché mi è sembrato molto molto interessante e so che interesserà a molti di voi. Si tratta del graphic novel ufficiale di Netflix di Stranger Things, e si tratta però di una sorta di spin-off, perché infatti, come vediamo dalla fascetta, scopri l'altro lato della storia. Questo volume si intitola Il Sottosopra ed è edito da Magazzini Salani. In poche parole, di cosa tratta questo graphic novel con questa copertina fighissima che è lucida qui al centro dove c'è 11 e poi gommata qui tutta attorno, davvero bellissima solo a toccarla. Ma di cosa parla? Parla dell'esperienza di Will nel sottosopra, perché come sappiamo la prima stagione di Stranger Things è incentrata sulla sparizione di Will, che viene appunto, che si perde nel sottosopra, e ragazzi, però ci viene mostrato davvero poco nella serie. Non sappiamo realmente cosa accade a Will quando si trova lì tutto da solo. Ebbene, in questo graphic novel, che io ho visto alcune immagini ed è molto molto bello, vi faccio vedere qualche disegno. Eccolo qui, mi piace un sacco anche la tavolozza di colori utilizzata, che riprende moltissimo i colori, le colorazioni di Stranger Things della serie TV. E ecco che troviamo diverse immagini, sono davvero molto molto belle, e naturalmente ci viene appunto raccontata la storia di Will quando si trovava tutto solo nel sottosopra. Io non l'ho ancora letto, sono molto molto curioso. Il graphic novel comunque sembra abbastanza lungo e le illustrazioni mi piacciono davvero tanto tanto tanto. Mi piace tanto anche il fatto che le pagine siano colorate di rosso sui bordi, e poi molto bella anche la copertina, e sul retro troviamo il Demogorgone. Quindi ragazzi, cosa vogliamo dire?
di più, assolutamente un pezzo da avere per tutti i fan di Stranger Things. Io vi lascio anche di questo il link sotto in info box per acquistarlo su Amazon ad un prezzo scontato. Grazie ancora Salani per avermene inviata una copia. Ma adesso ecco che passiamo ai due pacchetti che stavate aspettando, malati di pop come me. E appunto si tratta di due Funko Pop. Il primo è un acquisto che, se non sbaglio, ho fatto su Amazon, perché non lo trovavo da altre parti. E ecco che finalmente è arrivato. Arriva direttamente dall'America. E si tratta, rullo di tamburi, del pop di Amy Farrah Fowler. Come saprete, io ho già acquistato un altro pop della serie di Big Bang Theory, e si tratta di quello di Leonard, che mi sono anche fatto autografare ad Etna Comics, e volevo anche quello di Amy. Io avevo in passato la prima edizione di Amy, la prima versione, però poi, non avendo tutti gli altri personaggi, ho deciso di rivenderla per acquistare altre cose, e adesso un po' me ne sono pentito, però devo dire che questa versione nuova con la tiara, che tratta da una delle ultime stagioni di Big Bang Theory, devo dire che mi piace molto molto di più, anche se il pezzo di Amy tra tutti quelli della prima serie credo fosse uno di quelli più riusciti, ma in questo caso ancora più somigliante. Io davvero impazzisco per la coppia Amy e Sheldon. Manca pochissimo, ancora non ho visto le ultime due puntate di Big Bang Theory, ormai siamo giunti alla fine e quindi non ci resterà che fare il rewatch di tutte le stagioni. Ma detto questo, passiamo al pop che invece aspettavo fin da quando è stato annunciato, perché era un pop che mi ha subito colpito, un pop iconico, oserei dire, e che volevo assolutamente. È arrivato in esclusiva per EMP, che ormai sappiamo essere il più grande distributore di Funko Pop di esclusive praticamente in Europa, e come avrete potuto notare, ogni mese arrivano adesso anche da noi in Italia le Disney Treasure, che prima invece erano praticamente impossibili da recuperare. E ragazzi, a breve avremo anche la nuova ondata di San Diego Comic Con, ma ne parleremo in un altro video. Bene, io ho preso questa esclusiva Hot Topic, che è davvero qualcosa di spettacolare. Il pacco è arrivato questa mattina e si tratta di Homer Mumu. Voi direte, chi è Homer Mumu? Bene, se non siete fan accaniti dei Simpsons forse non lo ricorderete, ma per chi lo è come me e per chi li segue da tantissimo tempo, non si può non conoscere questa versione di Homer. Tadan! Si tratta di Homer ciccione, Homer obeso. Questa è una delle puntate più divertenti dei Simpsons, una delle puntate più iconiche secondo me, e questo Homer è davvero tanto tanto bello, perché Homer ad un certo punto scopre che se si è dei super obesi si è esonerati dall'andare al lavoro alla centrale nucleare e si può lavorare comodamente da casa, quindi non perde un attimo, si mette all'ingrasso e diventa un Homer obeso che va a comprare questi vestiti floreali in negozi per persone extra extra large, e io questa puntata la ricordo sempre con grande grande simpatia. Infatti, non appena ho visto l'annuncio di Funko di questo pop esclusiva, fortunatamente Hot Topic, visto che gli Hot Topic arrivano tutti direttamente su MP, sono arrivato a pagarlo con lo sconto del 15% intorno ai 14 euro, e devo dire che è stato un gran bel colpo. Non so se sia ancora disponibile, credo di sì, sarà rimasto qualche pezzo, ma ragazzi, andrà esaurito nel giro di pochissimo, quindi vi consiglio assolutamente di acquistarlo. È molto semplice ma molto molto bello. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, e naturalmente vi lascio il link diretto per acquistarlo su EMP. E adesso passiamo a Pampling, perché nuovo pacco di acquisti da Pampling, e questa volta ho acquistato un altro paio di scarpe. Ormai le ho praticamente tutte, mi mancavano solo queste e le ho prese. E poi ho acquistato dei calzini. Li avevo già acquistati in passato, è vero, ma sono dei calzini random, perché acquistando un singolo paio di calzini si vanno a pagare circa 5 euro, 4,90 se non ricordo male. Acquistando dei pacchi random da 3 paia di calzini costano molto molto meno, quindi naturalmente ho approfittato di questa offerta. Incrociamo le dita, perché ce ne sono alcuni che mi piacciono davvero tanti, altri naturalmente un po' meno, non possono piacermi tutti.
E quindi adesso vediamo cosa mi sarà capitato. Ne ho ordinati 4 pacchi, se non ricordo male. Spero che li abbiano mandati in modo diverso, non tutti e 4 i pacchi uguali. Lo scopriremo assieme. È anche un modo per dare delle risposte a voi che magari siete in dubbio se acquistare o meno queste combinazioni. Io ho una mia teoria. Secondo me sono tutte le rimanenze di magazzino, cioè i calzini che magari restano invenduti vengono messi all'interno di questi pack a sorpresa. Non so perché, ma ho questo presentimento. Qualora invece ci fossero dei calzini gettonati, allora vorrà dire che invece Pampling è onesta come al solito e quindi mette proprio random tutti i tipi di calzini. Detto questo, andiamo ad aprire la busta e scopriamolo assieme. Intanto tiriamo fuori tutto. Ecco qui abbiamo il modulino della fattura e poi ecco qui la nostra scatola. Ecco qui le nostre scarpe. Ormai ho un armadio praticamente stracolmo di queste scarpe e ve le faccio vedere. Si tratta delle scarpe del Trono di Spade. Sono di questa sorta di bordeaux e poi hanno questo stemma qui sul fronte con il cervo dei Baratheon, il metalupo, il leone dei Lannister e il drago dei Targaryen. Sono delle scarpe davvero comodissime, ve lo ripeto, costano appena 18,90 euro in questo momento ed è possibile applicare anche il codice 7potter, quindi con un ulteriore 15% di sconto. Davvero non si trova di meglio online e sono super super comode, davvero comodissime e fatte in Spagna, non sono fatte in Cina. Quindi ragazzi, io ve le davvero straconsiglio. Ma adesso passiamo ai nostri calzini random e vediamo quali avrò trovato. Allora, già vedo un po' di roba, quindi tiriamoli fuori. Ecco qui. Bene, questi mi piacciono tantissimo, quindi sì, smentisco ragazzi, mi smentisco subito. Pampling non vi rifila i calzini più brutti perché questi mi piacciono tutti e tre. Questi di Harry Potter ce li avevo già comprati e mi piacciono un sacco. E anche questi coi cactus, chi mi segue li avrà visti nel video precedente, quindi evidentemente sono assolutamente random. E anche questi qui con i peperoncini sono davvero molto molto belli, mi piacciono tutti e tre, quindi pacco davvero azzeccatissimo. Qui sono segnati 5,90 € al paio, io se non sbaglio li ho pagati 9,90 tutti e tre da scontare col 15%, se non ricordo male, ma trovate sempre i link sotto in info box. Poi vediamo qui cosa troviamo. Qui abbiamo dei calzini con delle radioline, ci sta, mi piacciono, altri con la Vespa, belli anche questi, e poi questi qui di Dragon Ball. Ok, questi qui magari me li sarei evitati volentieri, però sta nel gioco del random e quindi va bene così. Altro pacchetto, sì, erano 4, in questo caso ne abbiamo un paio gialli con delle volpi. Ragazzi, non ho idea di quale fandom sia, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti. Poi abbiamo questo con dei teschi che mi piace molto e quelli di Spider-Man. In questo caso questi due mi piacciono parecchio. Spider-Man, non so se avrò mai il coraggio di metterle, magari solo per andarci a letto. E poi ecco l'ultimo pacco, anche qui abbastanza fortunato, mi piacciono. Abbiamo questi PlayStation con triangolo, cerchio, quadrato, X, quindi i classici simboli PlayStation. Poi abbiamo anche questi al centro con Super Mario e Sonic. Questi qua non sono malaccio, non mi fanno impazzire, ma non sono malaccio. E poi questi qui di Pac-Man, bellissimi, mi piacciono un sacco, li userò di sicuro. Bene, devo dire che poteva andarmi decisamente peggio, sono molto molto soddisfatto. Davvero, ho acquistato 12 paia di calzini e non li ho pagati praticamente niente, sono costati davvero poco con il codice sconto, l'offerta del 3 a caso casuale, quindi credo proprio che ne comprerò altri ed è possibile anche acquistare felpe e magliette sempre con lo stesso procedimento, cioè acquisti due felpe praticamente al prezzo di una, però la ricevi random, le ricevi random. Quindi ogni tanto rischiare può fare anche bene, può anche portare bene. Bene, detto questo, non mi resta che chiedervi di commentare naturalmente il video dicendomi qual è il vostro paio di calzini preferito. E poi, come al solito, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividetelo con i vostri amici, seguitemi su Instagram, importantissimo, Antonio.seria, perché lì mostro alcune cose che magari non mostro mai nei video, alcuni acquisti. E naturalmente, ragazzi, io
io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Mi raccomando, continuate a seguirmi e grazie mille per il raggiungimento del traguardo dei 12.000 iscritti. Quest'anno è andato un po' a rilento, ma so che è anche un po' colpa mia perché non sono stato costante come negli anni passati. Purtroppo la vita a volte è più complessa del previsto. Bene, detto questo ragazzi, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!